Lentezza. Non vorrei proprio ammetterlo, ma improvvisamente, almeno a me sembra così, sono piombata nella vecchiaia più antipatica che potessi immaginare. Anche nella pienezza della gioventù sono stata lenta. Ma perché ho privilegiato il pensiero all'azione, la riflessione all'istinto, ma ora sono una vera lumaca nei movimenti. I muscoli non mi permettono di alzarmi prontamente dal divano dove mi accomodo quotidianamente. Quando cammino non sono al passo con nessuno, sono ultima. E la velocità degli altri mi fa brontolare, maleducati. Ho pensato che i miei acciacchi siano arrivati troppo presto, ma la faccia del mio medico col quale mi stavo lamentando è stata fin troppo eloquente, come a dire: troppo presto? Ma si è guardata in questi ultimi tempi allo specchio, li ha contati gli anni che ha. In verità mi guardo poco allo specchio, i numeri non mi piacciono. Poi mi ricordo degli insegnamenti della mia mitica madre e delle sue frasi piene di futuro. Quando riacquisterò le mie energie? Spero presto, così potrò andare a teatro o in qualche luogo che ancora non conosco. Era già ultra novantenne. Oppure l'esempio di mio padre, gentiluomo d'assalto, bello fino alla fine. Sorridente e parafulmine di tutte le nevrastenie di famiglia. E cosa concludo? Non lo so, forse la rassegnazione, ma non è proprio quello che volevo. Il mio futuro c'è, la mia giovinezza c'è, energica, pimpante, generosa e soprattutto problematica. È la proiezione di Carla, cambiando il nome. Gabriele, Alessio, Giordano, Viola, i miei nipoti. Mi sono moltiplicata, mi sono differenziata nei sessi. Ecco l'orizzonte che cercavo, colorato da un bellissimo arcobaleno.